Buonasera, scusate il ritardo, ma abbiamo aspettato un po' che arrivaste tutti. Permettetemi di dirvi che sono molto emozionata. Io faccio relazioni a un sacco di libri, però questa volta la cosa mi tocca da vicino, perché il libro che presentiamo è il libro di un carissimo amico, e quindi che conosco da 30 anni, e quindi questa istantanea andrà insomma nei ricordi futuri. E come vedete abbiamo Rossana Cosco che relazionerà sul libro, l'editore Marco Marchese dell'Officine editoriale di Cleto. È un po' complicato. È lungo, però è bello. E poi abbiamo il nostro ospite, Giulio Rita. Benvenuti, e io do subito la parola a Rossana Cosco. Buonasera. Allora, intanto sono contenta, sono tanto emozionata. Ringrazio chiaramente Giulio e Maria Teresa per avermi accolto anche in questa prima, insomma, questo primo incontro a battesimo, no? Perché effettivamente è come se fosse quando poi nasce un libro, poi è come un figlio. Quindi insomma c'è questo battesimo, questa immersione proprio, cioè si muore, si rinasce, no? È una cosa bella, e condividerlo fa star bene. Io lo dico subito, presenterò molto poco, o meglio, ho trovato qualcuno che presenterà anche per me. In particolare sono i miei alunni, e io insegno al liceo classico all'Artelesio, in una prima, in un terzo e in un quinto, per cui insomma tutte le età, dai più piccini ai più grandi. Devo dire che con Giulio è stato un esperimento proprio sociale. Ho portato questo libro, l'ho buttato in classe, e insomma è andato. E quindi non mi aspettavo tutta questa presenza, e questa cosa mi fa star bene. Iniziamo. This mountain I must climb feels like a world on top of my shoulders. Through the clouds I see love shine, keeps me warm as life grows colder. Questa montagna devo scalarla, sembra che ci sia un mondo sulle mie spalle. Attraverso le nuvole vedo l'amore risplendere, mi tiene caldo mentre la vita diventa più fredda. Ricordiamo per dimenticare, so che è possibile, so che è vero, perché l'oblio diventa memoria. E la memoria è una diga, ci difende, protegge i nostri ricordi. Il passato è un luogo che conosco, ma dove a volte non riesco a tornare, perché non ricordo la strada e mi perdo. Quando succede, mi fermo ad ascoltare il silenzio che mi circonda e aspetto di sentire la direzione delle cose. Soltanto allora capisco, sono io che ho tracciato quella strada, sono solo io che posso percorrerla. I ricordi sono i nostri alleati più preziosi, non ci tradiranno mai, sanno tutto di noi, noi siamo i nostri ricordi. Adesso io non sono più qui, esiste un altrove, tanto tempo prima, ricordiamo per dimenticare. Grazie. Ho iniziato appunto a leggere insomma qualche passo del testo. Io penso che la cosa fondamentale, cioè il fil rouge, sarà il ricordo e la memoria. Mi piace ricordare, questo lo sanno anche i ragazzi, questo distinguo importante tra ricordo e memoria, perché il ricordo è qualcosa, no? La memoria è un ricordo che va fissato, che si fissa come una data, come un momento, come una fotografia, appunto, come una polaroid. Invece il ricordo è un racconto, è una memoria raccontata. E io penso che ci sia questo nel libro di Giulio. Giulia? Giulio Riva, tramite l'uso delle parole, cerca di fissare su carta l'immediatezza di un sentimento e di esprimere e condividere con il lettore le sue sensazioni e i suoi stati d'animo. Negli anni ha scritto diversi lavori su commissione, ma soltanto di recente scende nei suoi scritti, apponendo in calce la propria firma. Polaroid è la sua prima raccolta di racconti. Chi si avvicina a questa antologia e ne scorre le pagine scopre ogni volta una storia che affascina e ammalia, perché i termini e il linguaggio adoperati creano un'emozione e la sento dentro a smettere.
Ogni pagina è unica e descritta in uno stile asciutto, ma allo stesso tempo leggero e poetico. Le storie di Polaroid vengono servite in una prosa cesellata nella sua forma linguistica, ma con una potenza che permette di cogliere le diverse sfumature dell'animo umano. E sarà proprio chi legge il libro a voler trovare il filo conduttore di queste piccole storie, che nel loro sviluppo non appaiono mai banali. In questi 13 piccoli grandi racconti è racchiuso semplicemente l'amore per la vita e per tutto ciò che essa rappresenta e contiene. Così, quando si arriva al termine della lettura, si rimane di colpo pervasi da innumerevoli sentimenti sopiti ma non dimenticati. Questi piccoli scatti fotografici, queste polaroid, riportano alla mente frammenti di memoria, ingialliti dal tempo, ma di cui possiamo sentire il sapore perché hanno la potenza della nostalgia. Un ritorno al passato, non solo per voltarsi indietro e cercare il tempo che non c'è più, ma anche per incontrare quelle sensazioni ancestrali che tutti abbiamo dentro da sempre e che, sebbene all'apparenza accantonate, risalgono ad un traccio in un modo non aspettato. Ho usato le parole di Maria Teresa, che appunto racconta, presenta il suo amico Giulio nella trazione, con la voce di Giulia, una lingua della terza lingua. Io dico, volevo semplicemente, prima di dare la parola all'editore, dire che un libro è fondamentale, perché insomma noi che studiamo anche latino, no? Liber significa libro, ma significa anche libero. Quindi questa dimensione di libertà io credo che si respira attraverso il libro di Giulia. Ora passo la parola. Allora, prima di tutto vi dico, io sono la persona più felice del mondo questa sera, perché per un editore vedere la sala piena e con così tante persone è veramente una gioia. Quindi prima di tutto grazie per il vostro tempo e grazie per aver scelto di essere qui oggi in occasione di questa presentazione. Ora farò una cosa adesso e una cosa alla fine del mio intervento. Il libro si intitola Polaroid, esattamente come questo oggetto. Io la sto un po' ridendo sotto i baffi, perché voi vedete da Giulio che di solito è di ghiaccio, no? Però dentro è un ribollire, quindi se uno potesse misurare adesso, no, la temperatura interna di Giulio, io vi garantisco che supererebbe quella delle profondità dell'Etna. Comunque, detto questo, giusto per stemperare, voglio dire, la sua attenzione. Allora, questa qui è una Polaroid, come potete vedere, originale. Questo qui è diventato fra i collezionisti veramente un oggetto di culto, incominciano a diventare introvabile. Questo qui, no, siamo riusciti a recuperarla grazie all'archivio oggettistico da collezione di chi sta dietro la telecamera, Riccardo Cristiano, che collabora. Perché poi lui si sta occupando delle riprese che andranno sulla una web tv che noi co-gestiamo, si chiama liberi.tv, poi sulla mezzaterme.it, facciamo insomma un po' di cose online. Perché ho questa Polaroid in mano? Perché voglio farvela toccare, perché si lega tantissimo proprio con il libro che si intitola proprio Polaroid. Quindi nel corso del mio intervento, ma anche dopo, è l'importante che poi ritorna lì. Perché è oggetto di collezione. Ecco, io passatevela nel corso, diciamo, degli interventi, perché vorrei farla toccaste per collegarla proprio in modo emozionale con il libro. Allora, io vi racconterò poco del libro, perché naturalmente c'è Rossana e Maria Teresa e anche Giulio naturalmente che lo presenta, e quindi approfondiranno loro sulle dinamiche del libro. Io vi dico come ho conosciuto Giulio, assolutamente casualmente. Ho fondato nel 2019 questa micro casa editrice a Cleto, qua in provincia di Cosenza. Cleto, per chi non lo sapesse, è vicino a Mantea, sopra, diciamo, nelle colline sopra Campora San Giovanni. È stato un sogno che si è aperto, diciamo, era un sogno chiuso in un cassetto e che c'era rimasto in questo cassetto per circa 30 anni. Arriva a novembre, e badate bene la data, novembre del 2019, questo cassetto si apre e nascono le officine editoriali da Cleto. Io ho voluto fortemente nel nome le officine, perché nelle officine
e prima di tutto non ho voluto metterci assolutamente il mio nome sopra, perché di solito io non capisco perché la maggior parte degli editori ci mettono il proprio cognome, a me invece questa cosa non mi andava, e ho voluto invece mettere queste officine editoriali, perché nelle officine che cosa succede? Nelle officine arrivano le cose che magari sono rotte e si rigenerano, si trasformano, si aggiustano. Nelle officine c'è l'artigianalità delle cose, si costruiscono, nelle officine c'è la creazione delle cose, quindi mi piaceva questo concetto. Naturalmente la fortuna mi ha aiutato tantissimo, guardate bene, novembre 2019, penso che vi ricordate tutti che è successo a marzo del 20. Quindi non è nata proprio nel periodo più favorevole per avviare un'attività imprenditoriale, però io devo essere anche grato al Covid, perché è stata una palestra incredibile. Cioè, no, nei 2 anni di Covid la casa editrice era nata e per 2 anni ogni mese ha rischiato letteralmente di chiudere, perché non è stato un periodo facile. Innanzitutto perché non ti conosce nessuno, tutti gli altri editori invece di quelli che li conoscevano, i libri sono andati alla grande, però tu quando fai una nuova attività ti devi far conoscere, devi incominciare a incontrare persone, l'impossibile. Devo dire che devo anche ringraziare questo aspetto nel periodo sfortunato del Covid, perché è stata una palestra che ci ha permesso di portare il nostro catalogo a 50 volumi, a 50 pubblicazioni, e quindi adesso abbiamo un catalogo che incomincia a prendere forma. Non voglio utilizzare la parola importante, però 50 pubblicazioni incominciano ad essere qualcosa. Però ragionando con che filosofia, con quale filosofia? Non siamo una casa editrice a pagamento, perché purtroppo nella piccola e micro editoria che cosa succede? Cosa è accaduto negli ultimi anni? È accaduto che gli autori, soprattutto gli esordienti, soprattutto le persone che si approcciano per la prima volta con la pubblicazione di un libro, vengono pubblicati da tantissime case editrici che però si fanno pagare. Cioè, si fanno pagare nel senso che gli fanno un preventivo come se fosse una stamperia, come se fosse una tipografia, e gli affidano questi 200-300 copie del libro, e poi dopo queste autrici e questi autori restano abbandonati a loro stessi e quindi non sanno magari come promuovere il libro, devono fare un investimento di tasca propria, già tu ti scrivi il libro con tutte le difficoltà del caso, poi dopo devi pagare in alcuni casi anche migliaia di euro per pubblicarlo, e poi magari non hai il supporto della casa editrice che non fa il suo mestiere di promozione del libro. Invece le case editrici devono aiutare, devono investire. E forse non è un caso che circa il 60% dei libri che noi abbiamo a catalogo sono di autrici, di autori che si approcciano per la prima volta a questa attività. E tutto questo si lega, e mi avvio verso la conclusione, a quello che è il valore della lettura e quindi la diffusione della cultura, di cui abbiamo bisogno soprattutto nelle regioni del sud, in particolare in Calabria, ne abbiamo bisogno come l'ossigeno. Per quale ragione? Vi faccio riflettere su un dato, è un dato editoriale, e vi metto anche davanti ad una apparente contraddizione. L'Italia è un paese particolare perché ha una ipertrofica produzione editoriale. Ogni anno vengono pubblicati fra case editrici grandi, medie, piccole e micro, e poi in aggiunta alle edizioni a pagamento, quindi quelli che pagano per pubblicare il libro, in aggiunta anche al famoso self-publishing, una quantità enorme di libri, 86.000 titoli. Però di questi 86.000 titoli il 95% non supera le 100 copie vendute. Proprio perché voi sapete il famoso detto, no, che in Italia ci sono più poeti e scrittori che lettori. È vero un pochino, però vedete, questo è un aspetto estremamente positivo per il nostro paese. Ora vi spiego perché. In ogni caso sappiate che ogni giorno, sabati, domeniche, festivi compresi, solo dalle case editrici vengono pubblicati 100 nuovi libri, 36.000 all'anno, che sono quelli che arrivano nelle librerie, una produzione enorme. Allora qui uno deve fare due conti, perché con questa iperproduzione che c'è bisogna scegliere molto bene cosa leggere, perché la vita è troppo breve. Ecco perché con Giulio una cosa ci siamo dette, anzi che io gli ho detto e di cui lui è rimasto contento:
io sono assolutamente spietato con le letture, cioè se un libro non mi prende entro pagina 28, e proprio 28 perché non arrivo a 30, io senza nessun senso di colpa. Però era 32, come stai di nuovo? No, non arrivi a pagina 4. No, cioè, scusi, io prima l'ho fatto così, se tu hai visto solo la mano destra. 28. Non arrivo a 30, ma vanno bene anche 35, 40. Cioè, se non mi prende, se non mi fa capire quel libro che mi può lasciare qualcosa, io lo chiudo e senza nessun senso di colpa passa a quello successivo. Vero che ci sono libri che sono scritti male, vero che ci sono libri addirittura dannosi, ma se presi per il verso giusto, voglio dire, ti aiutano a capire anche come gira il mondo, no? Noi ci dobbiamo sempre rapportare con quello che facciamo, non dobbiamo avere questo senso di colpa nel chiudere un libro e avvertiamo che non ci dà nulla, perché possiamo fare esperienza con tantissimi altri, e il nostro paese è un paese ricchissimo da questo punto di vista. Perché? Che cos'è il valore della lettura? Per me il valore della lettura, anche se trovo interessante quelle persone che sanno snocciolare decine se non addirittura centinaia di citazioni, io me ne ricordo solo una, e non ve la dirò perché me la tengo per me, di Herman Hesse, okay, ma una me la ricordo, e le altre non me la ricordo, che ci posso fare? Cioè, la cultura non è saper tirare fuori dalla propria memoria 100 citazioni, ma la cultura è quella e mi rivolgo alle studentesse e agli studenti che sono oggi qui perché siete il mio pubblico preferito. La cultura e acculturarsi significa che passa attraverso la lettura, è semplicemente uno stratificarsi di concetti che si depositano nella nostra mente con il semplice esercizio della lettura. Più queste letture sono appassionanti, quindi più uno va alla ricerca del proprio genere, più naturalmente questi concetti si depositano. Una volta che si depositano non c'è bisogno di ricordare, ah sì, però questa cosa io l'ho letta 4 anni fa su quel libro, non funziona così, perché ci aiuta il nostro buon cervello a tirare fuori quei concetti e quelle idee che noi abbiamo già valutato criticamente in senso positivo, in senso negativo o come vogliamo, ci siamo formati e quindi abbiamo costruito il nostro bagaglio culturale in questo modo, e il cervello in questo ci aiuta perché nel momento in cui la cosa ci serve, il cervello lo va a scavare in modo assolutamente istantaneo e ci metterà a disposizione tutti quei concetti che ci servono per affrontare decisioni e per affrontare la nostra vita più consapevolmente. Ecco, questo è il semplice valore della lettura e perché la lettura va favorita. Poi ritorno sulla grandissima produzione di libri in Italia. Naturalmente, quando si dice che in Italia ci sono più poeti che lettori, ecco, cioè, si alza un attimo il sorriso, perché un po' è vero, però questo è effettivamente un aspetto negativo oppure ha delle connotazioni positive? Secondo me è assolutamente positiva, perché questo qui denota questa esuberanza degli italiani nel creare scritto, nel creare cultura, nel voler raccontare, cosa che non troviamo in quasi nessun'altra parte del mondo. Cioè, il rapporto alla popolazione, quello che produce l'Italia è qualcosa di straordinario. Le contraddizioni, e chiudo. Ultimi dati disponibili ufficiali, scientificamente diciamo studiati e rilevati. Anno 2021, maglia nera per acquisto di libri assegnata alla regione Calabria e Sicilia. Solo il 20% della popolazione, al netto delle attività curriculari, quindi al netto di chi ha dovuto acquistare un libro per un aggiornamento professionale, o banalmente perché uno studia e quindi deve acquistare dei libri obbligatoriamente, quindi mettendo da parte questo, solo il 20% della popolazione ha acquistato un libro. Parentesi, acquistare un libro non significa leggerlo. Però noi facciamo finta che tutti i libri che sono acquistati si leggano. Ok? Facciamo finta, solo il 20%.
Il dato invece migliore italiano dove lo troviamo? Lo troviamo nella provincia autonoma di Bolzano. Nella provincia autonoma di Bolzano nell'anno 2021, al netto dell'attività curriculare, l'80% della popolazione ha acquistato un libro. Adesso fate un po' un termine di paragone. Magari lo usano per accendere il camino. Può darsi, perché lì fa freddo. Quindi bellissimo. Provate adesso a fare un termine di paragone fra le condizioni socio-economiche della provincia autonoma di Bolzano, quelle della Calabria e della Sicilia. Mi pare che ci sia un collegamento diretto alla cultura. Di conseguenza, leggere e diffondere la cultura significa anche questo, significa far progredire un tessuto sociale sia dal punto di vista sociale, ambientale, ma anche economico, che sono tutte le cose che noi ci rimestiamo tutti i giorni e tutte le difficoltà che subiamo noi qui in Calabria. Quindi l'ultima cosa che faccio adesso, vi ho fatto girare la Polaroid, però ho piacere anche di farvi toccare il libro, quindi passatelo, scusate, passatelo, poi dopo me lo restituirete, così nel frattempo che si approfondisce la tematica del libro potete anche toccarlo come avete fatto con la Polaroid. Spero che la Polaroid non sia già sparita, portata via. Vi ringrazio davvero per essere qui e grazie per avermi ascoltato. Mi approfitto e mi fermo un attimo su quello che aveva postato Giulio, diciamo, sui social. Non avrebbe voluto fare niente, cioè non ho visto niente, non dico nulla, poi alla fine costretto da me, da Maria Teresa, ha parlato della sua prima volta, no? Che ogni prima volta, insomma, lascia il segno, e questa è una prima volta importante, no? E mi rifaccio a quanto dicevano sempre i miei alunni, sempre le combinazioni, che poi non sono mai combinazioni, in merito ad una prima volta. Avevo dato un compito in classe, io, no? Proprio qualche giorno prima, che diceva così, riprendevo semplicemente una frase di Tolstoi, che diceva: la persona più necessaria è quella che il momento presente ci fa incontrare, e la cosa più importante è farle del bene. Solo per questo, in verità, siamo gettati nella vita. Io ho rivisto tanto questo atteggiamento da parte anche di Giulio, che un po' così, no, ha gettato, no, dei semi e li sta spargendo. Ma non avevamo ancora parlato con i ragazzi di questo racconto, di questi racconti che abbiamo letto insieme. E ho letto i compiti, ho corretto i compiti di questi ragazzi. E mi piace pensare di aver visto anche quello che Giulio dice nei suoi testi. In una persona scritta: stiamo tutti vivendo per la prima volta. Non abbiamo mai una seconda volta, no? Lei lo sa, l'hai scritto tu, racconto, ricordi? E qualcun altro ha detto: quest'anno, e quindi anche lo vedo come un messaggio anche importante per te, a questo punto, quello che tu hai detto, e anche per Giulio, e anche per Maria Teresa, questa amicizia molto forte tra appunto con Giulio. Quest'anno ho avuto la dimostrazione che il presente fa sempre ciò che è giusto per noi. Quindi questo è l'augurio da parte nostra, ma anche sia da Santa Carmela. E quindi io me lo sono appuntato, perché gli alunni, i ragazzi, ci insegnano tante cose in maniera disarmante. E poi arrivano, tutte le cose arrivano puntuali, così, a casaccio, come diceva Tolstoi, no? E quindi così a casaccio è arrivato Giulio, ha portato questo libro, e quindi vi invito veramente con il cuore, così, a leggere e a fare questo esperimento sociale con me dei racconti, perché poi ho visto che è il primo libro sui racconti. Sì. Questa cosa è importante, perché ora va anche un po' di moda, no? Questa dimensione dei racconti, perché aiuta un po' tutti, perché è breve, perché è conciso, però non è, attenzione, non è narrativa, non è la storiella che si racconta, è un racconto, è una storia che è diventato racconto, che poi un po' quello che avevo scritto anche nel posto quando abbiamo... Due dei racconti mi hanno fatto dire: ah però! Ah però, sì, a me più due,
E quindi detto questo, insomma, volevo appunto coinvolgere in prima persona questi ragazzi della prima C, che è mio, che hanno fortemente voluto leggere dei brani. Con loro faremo proprio, questo ci tengo a dirlo, c'è proprio un progetto a scuola di laboratorio di scrittura creativa con Giulio sui racconti, per poi fare una presentazione insomma ufficiale a scuola, ma già loro hanno anticipato qualcosa, hanno voluto dire la loro. Luciano. Giulio Riva con i suoi scritti sottolinea l'importanza di dedicare a essere stessi, di ritrovarsi e riscoprirsi dopo gli stessi pezzi, armati solo di paura o coraggio, emozioni familiari un po' a tutti. Questa è la sua riflessione, cioè loro anticipano la riflessione e poi dopo leggono il testo, per intenderci, non l'ha scritto mai, quello di prima di Teresa, questo non l'ho scritto mai. Era sempre stato così, le lunghe passeggiate avevano sempre avuto su di lei un effetto drammatico. Non era soltanto il suo corpo a trarre il giovamento da quei percorsi in solitaria. La sua stessa mente sembrava nutrirsi di tutto ciò che la circondava e lei aveva capito ben bene l'importanza di promuovere rigide dedicate a se stessa, perché la sua non era solitudine, era la conquista di sé. Di colpo si ritrovò alla guida di un'automobile in una notte d'inverno. Devi andare da sola questa volta, le era stato detto. La donna fu in grado di cogliere con piena consapevolezza che quei 400 chilometri erano stati uno spartiacque tra ciò che era e ciò che sarebbe diventato da quel momento in poi. Quella notte la paura e il coraggio erano stati due ospiti, passeggeri silenziosi che lo osservavano con curiosità. La prima effimera ingannatrice si affievolì lentamente fino a scomparire. Il secondo le si posò con ferma delicatezza sulle spalle, dandole calore e forza. Non ti abbandonerò, le sussurrò il coraggio, se tu non lo fai con me. Bene, grazie. Il testo che sto per leggere evoca tutta l'energia dei momenti spensierati che ho vissuto, che pur sfuggendo rimangono impressi nella memoria. Allo stesso modo, Giulio Riga cattura la freschezza della giovinezza e la nostalgia del tempo che passa. Chi si fosse affacciato alla finestra, in quel caldo pomeriggio di inizio estate, avrebbe visto passare una comitiva di 5 adolescenti gioiosi, 3 bambini petulanti, una cagnetta in calore con muta al seguito e un uomo negro e strano che faceva versarci ogni passo. Avrebbe persino potuto udire le risate confuse di ragazzi e la barriera in loco del quadrupede, ma non avrebbe potuto capire quanto stava dicendo quel ragazzo alto e allampanato che camminava con un grosso e lurido fagotto tra le braccia. Però potevamo usare le mie magliette, disse il film. Bene, grazie. Così come l'autore di questo libro, che trova lo spazio di sogno all'interno del cinema, io provo lo stesso sulla lettura. Aspetta, lo leggi, perché lo dice questo è importante. Così come l'autore di questo libro, che trova lo spazio di sogno all'interno del cinema, io provo lo stesso con la lettura. Una pesante tenda color amaranto delimitava lo spazio tra la realtà e il sogno. Io lo varcavo in punta di piedi e mi ritrovavo in una piccola sala con uno schermo gigante e le sedie in legno sempre pulite e rigide. Entravo, prendevo posto sul mio trono e aspettavo in silenzio. Mi sentivo come l'imperatore del regno. Bene, grazie. Questo libro è un po' come Il piccolo principe. Bisogna leggerlo più volte per comprendere al meglio il significato delle storie. Allora, fermati un attimo, Giorgia. Questa cosa l'hai detta tu o l'ho detta io? Quando io ti ho chiesto, allora Giorgia, scusami, in prima hanno avuto un po' di difficoltà nella lettura. Rileggete quello che volete, cioè che vi ha un po' interessato, e l'ha riletto. Quando l'ha riletto ho detto, ma mi fai un esempio? Ma non ho capito meglio, cioè, questo l'ho capito meglio. Mi fai un esempio? E ha detto esattamente queste parole, ho detto fermale e scrivere. No, Giulia pensa che l'ho detto io, sì, ma non è così. Sì. Questa percezione io credo che sia bellissima. No, è così, vediamo, invece come si chiama la ragazza? Giorgia, è stata Giorgia. Complimenti. Perché? Perché è un libro, questo ora un attimo lo voglio dire, che va letto più volte. E va riletto per grandi e per piccini, come ho detto all'inizio, ma di questo poi ne parliamo. Leggi la parte che devi. Il mattino dopo si assicurò che tutto fosse in ordine. Lasciò qualche briciola di cibo sul davanzale della finestra che dava sul mare, così che gli uccellini, che tutti i giorni passavano a trovarla, potessero avere di che sfamarsi. Versò da bere le sue piante e le parve che i fiori le sorridessero grati. Poi indossò il suo vestito più bello e si guardò nello specchio. Cilla sorrise nel ricordo dello sguardo del suo uomo, posato su di lei quando la vedeva indossare quel vestitino.
Quando fu sulla porta, si voltò un'ultima volta a guardare il vuoto di quella casa e lasciò che il silenzio diventasse parte di lei e lei diventasse parte del silenzio. I suoi piedi si misero in cammino senza nessuna esitazione sulla direzione da prendere, nemmeno quando sentirono l'acqua bagnarli. Cilla non si curò del cielo color del piombo e non sentì su di sé le prime gocce di pioggia, che ben presto divennero fitte, al punto di calare sull'orizzonte come una pesante tenda. Cilla continuò a camminare, conosceva la strada. Era una donna che sapeva aspettare. Tutto il suo figlio erano lì da qualche parte. Lei li avrebbe senz'altro trovati. Grazie. Adesso do la parola a Maria Teresa. Non dico altro perché insomma questo rapporto con Giulio è così forte e importante per qui. Vai. È un po' difficile parlare dopo queste ragazze e le loro riflessioni, onestamente, e devo fare i complimenti. E poi possono anche essere, diciamo, le percentuali basse, però se uno legge e ha questi risultati è meglio che siano bassi, perché poi non so invece chi li legge alti, se li legge perché leggono assonnati nei metro, nelle cose, quindi il libro va vissuto, chi legge il libro deve entrare nel libro. E prima di parlare del libro, io voglio dire che ho conosciuto le officine editoriali di Cleto in un concorso, un libro amico per l'inverno, dove premia talenti, libri nuovi, e ho potuto leggere come giurata dei libri della casa editrice e ho ringraziato per questa possibilità, perché credetemi, delle penne veramente bellissime. Io ho in mente, ce l'ho a casa, riposto fra quelli più cari, una rosa per Teresina, ecco, quello per non parlare di Restiamo Uniti, molto anche. E allora ora io devo parlare del libro di Giulio. Giulio mi ha detto non parlare di me, ma è difficile parlare del libro senza parlare dello scrittore. Prima, perché io questi racconti li ho vissuti passo passo, e poi perché so che lo scrittore è un creativo e ha dovuto cercare il suo modo per esprimere quello che ha dentro. Ci ha provato con la pittura digitale, con risultati discreti. No, perché la copertina che vedete è un'opera di Giulio stesso. È una fotografia del Villaggio Europa rielaborata da Giulio, e credo che il risultato parli da sé. E Giulio suona, Giulio canta, è per dire che hai un moto dentro. Aldo Tullo ti aspettava. Hai un moto dentro che ha bisogno di esprimersi. E quando io ho letto questi racconti scritti nel dettaglio, i ragazzi li hanno letti, ci sono momenti dove la pioggia quasi te la fa vedere, si fa sentire, e ci sono queste mollichine che mettono per gli uccelli, che quasi sembra vederlo. E c'è un'altra passione che viene fuori da questo, il cinema. Giulio è un altro patito di cinema e scrive delle vere e proprie sceneggiature dove non lascia nulla al caso, ti dice anche la piega che fa un vestito, perché ti prepara la scena dove tu devi vivere la storia che ambienta. E non solo, lui crea la colonna sonora. È vero che va letto due volte, una volta per vedere un po' questi racconti semplici nella scrittura, immediati nella scrittura, ma condotti, passatemi il termine, nell'emotività, in quello che il personaggio del racconto sta vivendo. E sono diversi i personaggi, e la maggior parte dei personaggi è senza nome nel libro. Perché? Perché ogni emozione può essere l'emozione di ognuno di noi,
che ognuno ha provato. E ci sono stati momenti in cui il, non vi dico, ma mi sono rimasta perplessa e mi sono emozionata due volte. Prima perché a volte si conosce l'amico, ma non si conosce mai abbastanza. E anche se non sono emozioni direttamente da Giulio, ma chi gliel'ha prestate, qualche personaggio che lui ha incontrato gli ha prestato queste emozioni, lui le ha fatte sue e le ha portate a noi. E là c'è un po'. E la seconda volta perché leggerlo? Perché ogni racconto comincia con una. Avete una ragazza ha letto infatti un pezzo in inglese. Il perché? Perché quello è il testo di una canzone. Lui ha scelto i Coldplay, ha scelto gli Alphaville, la prima è quella del silenzio, il suono del silenzio. E allora, io ho fatto pure la prova di leggerli con la colonna sonora che lui mi suggeriva, quindi anche un libro interattivo se vogliamo. E allora che cosa mi rimane di dire? Che queste istantanee che possono appartenere alla vita di tutti o a qualcuno che abbiamo conosciuto mi riportano poi, mentre leggevo, alle mie istantanee personali della mia vita, ma alle istantanee con Giulio. Dicevo poco fa che io Giulio lo conosco da 30 anni, l'ho conosciuto in un villaggio turistico, ma eravamo allievi d'inverno, quindi non è che facevamo chissà cosa, uno villaggio turistico pensa all'estate, invece noi soffrivamo il freddo. E però io poi ho partecipato, diciamo, a quando mi ha dato la notizia che diventava papà. Io mi ricordo il 14 giugno, che è una data importante per lui, il 14 settembre, cioè, e anche 8, questo non gliel'ho detto, lui ha usato sempre 8, vedevo 8 passi, il 28, dico guarda un po' che ha mescolato la sua data. No, perché alcuni numeri sono più belli di altri. L'8 ti piace, perché so. Ci sei nato tu l'8 e quindi ti piace. Dai. Te li dico, mi da una certa. Mi ricordo le telefonate che faceva con la mamma la sera, quindi io ho tante istantanee nel cuore di Giulio, però te ne voglio raccontare una e chiudo, perché le ragazze hanno detto tutto. Immaginatevi, non sono brava come lui, fra l'altro nel libro ci sono anche delle poesie che raccontano e sono la summa, quindi un Giulio Riga che vuole mettersi lui in prima persona ha una sfida con lui, perché voglio vedere se riesco come scrittore, poi mi devi dire che ti manca, io lo so, però vediamo. E la mia, l'ho fatta arrabbiare, lo so, perché mi aveva detto certe cose non le dire, poi invece le dico. E vorrei salutarvi con questa mia diapositiva. Io e Giulio. Immaginatevi una diapositiva buia di notte, fine gennaio, inizi febbraio, il freddo. E questa che si vede, una nebbia che non è nebbia ma è umidità, intorno ad una piscina che giriamo. Non dico il perché, così non ti arrabbi, però Rosanna, che ci sarà sicuramente, sa a che cosa mi riferisco. E quello però è un momento bello, perché là è nata, in quello giro, in quei giri che mi faceva fare tutte le sere puntualmente dopo la cena intorno a questa piscina, là è nata la nostra amicizia ed è nata la nostra empatia. E quindi grazie Giulio di avermi voluto come la prefazione. Tra l'altro io stavo male, lui mi diceva fammi la prefazione, ti prego fammi la prefazione, me la scrivi la prefazione. E a quel punto ho detto ma anche se mi sto riprendendo, però non posso deluderlo. Quindi io lo ringrazio perché lui mi ha fatto un grande regalo due volte, quella della prefazione e quello di essere un mio amico. Io naturalmente ringrazio te per aver scritto la presentazione in qualità di editore. Quindi doppio applauso.
quanto riguarda in merito proprio a me anticipato a proposito appunto delle canzoni, un alunno mi ha detto invece questa, posso partire da questa canzone e posso dire la mia? Che certamente, quindi siamo qui con Martina della terza BB che vuole. Dov'è Martina? Eccoci qua, dire qualcosa. There I've been waiting in the usual place with the tired and way and there is no escape. Dire che ti aspetterò nel solito posto con gli stanchi e gli affaticati e non c'è più di fuga. Si è sempre figli di qualcuno, fu questo il suo ultimo pensiero quando la porta di casa si chiuse delicatamente alle sue spalle. Un forte senso di libertà, ma allo stesso tempo di oppressione. Ecco cosa mi trasmette Giulio Riga. La voglia di uscire dagli schemi e di trasgredire la vita quotidiana, da parte dei due uomini nel racconto, sfocia in un'irrefrenabile passione per riscoprire dei sentimenti già conosciuti, ma ovattati dai molti anni di convivenza e di monotonia, facendo poi ritorno alla vita consuetudinaria e metodica di sempre. Questo dualismo evidenzia la necessità di ognuno di noi di uscire dalla realtà, per provare un brivido che ci fa capire che stiamo vivendo, di una nota stonata all'interno di una melodia apparentemente perfetta. Mi ritrovo particolarmente nelle emozioni espresse, la voglia di riscoprirmi e di evadere costantemente dal quotidiano mi appartengono, così come per i due coniugi, desiderosi di lasciare dietro di sé preoccupazioni di lavoro e anche la famiglia, per sentire quel brivido di amore oltre i confini della sua vita. Grazie. Ora ti tocca. Bravo. Non so, ho detto basta che. E allora potete fare delle domande, se lui non vuole parlare, se no, allora, se tu vuoi dire qualcosa, se no un altro devi dire qualcos'altro. Però ci piacerebbe dire, no, continuiamo. Allora diciamo un attimo la scaletta la stravolgiamo un po'. C'è un ultimo intervento. Ed è l'intervento della quinta Bibbio, che è la classe che io porto con me dal primo anno. Intanto ringrazio che c'è anche un gruppo nutrito di professori e docenti del liceo, che sta qui ad ascoltarci, anche altri professori, insomma ce ne sono tanti. E credo che questa sia una cosa bellissima, che non capita con tutti i libri. Anche io tante volte ho consigliato ai ragazzi, venite per la presentazione. Mi capita spesso di presentare i libri, non è mai stato così. Tu lo sai, non è mai stato così. E quindi due giorni fa questi ragazzi dicono, quindi questa vogliamo venire pure, non possiamo più fare niente. Per questa volta no, però potete fare una vostra riflessione. Quindi insieme, ieri proprio, possiamo scrivere qualcosa, la appuntiamo e possiamo comunicarlo, così facciamo parlare prima lo scrittore e poi parlate voi. Pensate che lo scrittore è un po'. Adesso è così. Non crepe altro. Parla dopo. Allora, non ci piamo. Scusa. Siccome lui ha un'altra, diciamo, sogno nel cassetto, l'ha realizzato, ma l'ha realizzata a metà. Attore, sai l'attore che è in prima scena? Attore famoso. Prepariamo l'attore, ok? Andrea della quinta Bibbio. Andrea è che no, scusami, prima di Andrea, Benedetta Bibbio, dov'è Benedetta? Sono tutti e due della quinta Bibbio e diciamo sono, come dire, i simboli, tutti, hanno scritto tutti insieme, in particolare questa è una riflessione di Benedetta, tutto il resto, insomma, tutta la classe che hanno scritto in merito allo scrittore Giulio. Vai Benedetta. Allora, leggo la mia riflessione. Vai. I racconti di questo libro, come le perle di una collana, sono legati da un filo comune, la memoria, da cui sgorga la nostalgia. La nostalgia che accompagnò l'eroe omerico nel suo viaggio di ritorno verso la sua pietrosa Itaca e che conduce noi per i sentieri luminosi e talora oscuri del nostro passato, facendoci comprendere chi siamo stati, chi siamo diventati e chi saremo nelle diverse stagioni della nostra vita. Allora, una buonasera a tutti. A nome della nostra classe, quinto B biomedico, vogliamo ringraziarvi prima di tutto per essere intervenuti qui in questo evento e poi grazie a chi ha organizzato per averci dato l'opportunità di scoprire questo testo davvero originale dal titolo Polaroid, che già ci ha incuriosito molto. La nostra professoressa Rossana Cosco
Ce ne ha parlato spesso, soprattutto durante il lungo viaggio in Pullman, in gita verso Budapest, il nostro viaggio di quinto. Mentre noi eravamo presi da chiacchiere e risate, lei alternava due grandi passioni: leggere con entusiasmo Polaroid e riposare. Ma è proprio durante quelle ore di lettura che ci raccontava di come questo libro sia composto da brevi storie, frammenti di vita catturati come degli scatti di una Polaroid. Immagini rapide ma intense, capaci allo stesso tempo di racchiudere emozioni e memorie indelebili. Noi compagni riteniamo che un concetto molto simile, che si ricollega perfettamente a questo libro, è quello del carpe diem di Orazio, che abbiamo già studiato ma spesso citiamo nelle sue lezioni di latino e greco. Il cogliere l'attimo, fermare l'essenza di un istante per viverlo pienamente e custodirlo, è un'idea che attraversa il tempo e i secoli e trova nuove forme di espressione in opere come questa. Ogni scatto di una Polaroid è come ogni breve storia del libro. Diventa quindi un piccolo scrigno di vita che è capace sia di invocare nostalgia, bellezza e anche riflessione. Siamo davvero curiosi di scoprire le emozioni che questo libro saprà regalarci, e ognuno di noi non vede l'ora di lasciarsi trasportare da queste immagini in parole, così vive e potenti. Viene grazie all'autore Giulio Riga per aver reso possibile tutto questo e alla nostra fantastica professoressa per averci fatto conoscere un'opera che sicuramente lascerà il taglio di noi. Io già un ego che qua siamo arrivati a essere. Comunque no, a parte tutto, ringrazio le due signore qua. Allora, noi ci siamo questi sabato mattina per provare a pianificare l'evento. Poi mi hanno escluso con modi brutali, però io le sentivo parlare. E allora sentivo Maria Teresa che diceva: cioè, sai, ho fatto una crasi con il tuo nome. E l'altra risponde: no, non preoccuparti, perché questa è una cosa che non è afferente. E poi le sentivo che continuavano a parlare, diceva: propinare. Ti vedo trafelata, allora un attimo ti do una parvenza di ordine, siamo a livelli altissimi. Poi ho sentito provenire questa parola pure, apotropaico. Allora là, giubbino addosso, me ne sono andato. Questi sono i personaggi a cui mi sono affidato, devo dire. Grazie di cuore a voi, e poi auguro a tutti, veramente, di incontrare un come Marco Marchesi, che fa il suo lavoro di editore, per quanto banale, però fa l'editore, lui ti libera da ogni responsabilità, tu pensa a quello che devi fare. Pensa a scrivere, faccio io. È meraviglioso, veramente. Ti sono grato di cuore per l'opportunità. E poi, siccome dici che non parlo mai, cioè, se volete parliamo. Fatemi domande. Se qualcuno ha delle domande da fare. Ascoli 32. Ascoli 32. Sì, cosa vi vuol dire di Ascoli 32 senza, voglio dire, spoilerare troppo? Perché quello è uno dei due racconti che mi ha fatto dire. Che ah, però. E l'altro qual è, per curiosità? L'altro lo tengo per me. Va bene. Allora, però le signore lo sanno, ce ne sono un paio che voglio tantissimo bene, proprio tanto tanto bene, tra cui Ascoli 32. È stato, comunque l'altro ha fatto wow, è stato citato dai... Ok. Ascoli 32 è uno dei due racconti in cui voglio proprio tanto tanto bene, veramente. Che posso dirti? Che abbiamo parlato di memoria e ricordi e nostalgia, ma le tre cose vanno distinte, perché se noi vediamo tutto come nostalgia è pericoloso. E i greci lo sapevano bene, la professoressa ce lo potrà confermare. Ce l'ho detto anche l'altro. Perché la nostalgia è pericolosa, la nostalgia ti seduce, ti fa sembrare ogni ricordo bello, ma magari non è così, sono ferite o sono dolori. E quindi bisogna vedere veramente se quella è nostalgia, se è un ricordo, che peso ha. Perché chiamarla soltanto nostalgia, come se fosse la pubblicità del Mulino Bianco, perché la nostalgia serve per vendere le merendine, comunque sia. Perché vedi una pubblicità, ti ricordi di quando eri bambino e sorridi, però può darsi che un altro, vedendo il ricordo di quando era bambino, prova dolore per qualcosa che è successo. E quindi a me interessava il tema sicuramente della memoria, del ricordo, e il giusto peso da dare alla nostalgia, che va trattata con i guanti, perché se no ti seduce, ogni cosa che ti seduce non ti fa vedere, secondo me, le cose per come realmente sono state nella giusta luce.
però per andare ad Ascoli 32 ci sono questi frammenti della mia infanzia nella capitale che sono ancora potentissimi, non posso farci nulla, però sono potenti. Per fortuna sono riuscito a fissarli su carta. Non sono diventati meno potenti, però quantomeno li ho bloccati in quell'istante come se fosse una foto da raccontare. Guarda, io non te l'avevo fatta questa domanda nonostante le interazioni che noi abbiamo avuto per creare il libro, e devo dire che adesso Ascoli 32 lo guardo con occhi diversi. Grazie a te. Sono nelle vostre mani, fate dire ciò che volete, non avete fatto voi. Volete delle domande? Delle curiosità? Oppure se volete me ne vado direttamente. No, no. È piacevole ascoltarti, quindi mi dispiacerebbe se trattassi di me. Cioè già, ancora sì. È sempre così, ogni volta che ti incontro, è sempre un incontro gradevole. Poi mi dai il codice IBAN, faccio il codice. Grazie. Risolviamo la questione amichevolmente. Ma poi c'è anche qualche, insomma, c'è famiglia, ci sono amici. Sì. La sorella? No, ma io non ho ancora avuto il piacere. Donna, allora, questa cosa Giulio l'ha un po' trattenuta, sì. Ma non per, sai, a volte per dire voglio dare a loro questo regalo alla fine, in modo che possano apprezzarlo nella propria interezza. Sì, no, quindi ha cercato di. Mi sono dovuto isolare alla fine per arrivare a concludere, perché al di là che qualche racconto mi ha dato piacere scriverlo, ma qualche altro è proprio la fatica del contadino, cioè pesante, devi mettere con la pazienza, cioè non è facile. La sera a litigare con una virgola, con un sinonimo, veramente poi ti insulti, ti apri gli occhi nel cuore della notte. È proprio la fatica del contadino quando vedi che non c'è niente, però poi c'è un virgulto nel campo, allora insisti. E quindi alla fine, però arrivare alla fine, mi sono dovuto proprio mettere nel bozzolo, nel nucleo. Qui il mondo è stato tagliato fuori, nell'ignoranza più nera, e chiedo venia, però era necessario per arrivare alla fine dell'opera. Ma la creazione è un'avventura affascinante, anche perché già in casa editrice svolgo anche il ruolo di editor, no? Quindi sono quello che un po' entra nei testi, li aggiusta. E allora non lo so se tu hai provato quel sottile piacere di trasformare un personaggio, magari ad un certo punto ti risulta più antipatico, e gli fa succedere qualcosa. No, allora la fantasia naturalmente. Sì, cioè, no, non c'è stato bisogno. Allora, no, io penso questo, per quanto estremamente veri i racconti, però poi a un certo punto la verità la devi abbandonare, se no è una limitazione, certo. È una gabbia che ti costruisci. Pure perché può essere vera fino all'80%, però tu puoi avere il piacere di cambiare il finale, allora può essere carino. Quindi la verità va bene come filo conduttore per dare la direzione delle cose. Però lo puoi distaccare senza offendere nessuno. Poi sai come dice il detto, vai a rovinare una bella storia con la verità, in generale. Però devo dire che ci sono molte cose vere, soprattutto degli anni dai 4 ai 12, poi non so perché c'è questo salto temporale. Evidentemente il periodo prima è stato risolto, quello dopo ancora in divenire. In itinere. In itinere, sicuramente. Poi devo confermare le sue parole sulla passione per il cinema, che io riesco ad avere una visione quando scrivo, che in 16 nodi, per me è quella. E quindi se devo descrivere una scena, devo pensare alle inquadrature, come se fosse un piano americano, una carrellata. Quindi se il finale lo si può dare, il libro quindi non rimane qua, c'è un seguito, ci può essere un seguito. No, non ne ho idea, non lo so. Perché io non posso fare una domanda diretta perché non l'ho letto. Ovviamente comprare per sostenere le officine editoriali di Clerica. No, per fare una domanda più magari specifica, no, non lo so. Allora, io che l'ho letto gliel'ho fatta pure questa domanda. Ho detto ma ci sarà intenzione di continuare. Quindi, secondo me. No, però ci sono ricordi che è più facile inevitabilmente. I presupposti ci sono. C'è chi lo legge? Lo lasci un po'. No, ho quella voglia di chissà se. Scusami se ti ho detto sì. Giulio scriverà di nuovo. Ma forse che me lo auguro di nuovo. La lascia quella voglia, la lascia.
ricordo i ricordi che mi vengono in mente. No, però mia madre non vale, cioè, sì. Veramente troppo di parte. Sennò sono distruttiva quando parlo. No, proprio. Sono fiera, contentissima, non dimostro mai per la mia deficienza, perché è una mancanza, però lui lo sa. Certo, è sempre una leggera presa in giro di ogni cosa. Ha sì. Portato il libro, ma l'ha portato, ci ha prodotto, mamma, ho scritto questo. Poi mi ritrovo nel libro anche qualche ricordo. Però lei ha risposto, sembra vero. Però una cosa in merito la devo dire, le racconti, la sensazione, insomma, che ho avuto per percepito, penso, non so, se Maria Teresa condivide questa cosa, che c'è un inizio e c'è una fine, che in un certo senso sembra che combaciano. Perché per me guardate che lui ha fatto il regista di questo libro. Sì. Lui ha scritto in momenti diversi questi racconti. Quindi i racconti sono stati anche ordinati. Li ha scritti uno in un momento, uno in un altro. Io saprei dire anche quale prima, quale dopo. No, e poi ha fatto da regia nella sequenza e ha scelto cosa mettere all'inizio, cosa mettere alla fine. Per cercare di dare un inizio e una fine. Cioè, quindi anche se i racconti il cinema possono leggere proprio in maniera distaccata, sì, a prescindere. Perché quindi sono anche chiusi a fine. Esatto, è come i film ad episodi. Ogni episodio inizia, però hanno tutti una stessa tematica, uno stesso fine. Quindi lui è riuscito a fare da scenografo, da regista e non mi ricordo com'è quello che scrive proprio i testi, lo sceneggiatore. E poliedrico quale è? Sì. Io ti pongo una domanda, perché adesso ti voglio mettere proprio di frivolare, perché non ti farebbe piacere. A quale dei 13 racconti sei legato di più e perché? La domanda che non dovevi fare tu? Vabbè, è che vuoi. Allora non c'eravamo guardati. No, non c'entra. Non sapevo ti facesse questa domanda. 13, non solo no. Come? Anche al 13 posso dire. No, il 13 non è un bel numero. No, allora, i numeri belli sono quelli. No, ti dico, perdono. I miei numeri belli da 1 a 100 sono questi. Ecco, vedi come è giusto dirlo. I numeri belli da 0 a 100 sono, secondo me, 4, 7, 9. 4, 7, 9, 23, 42, 44, 77, 82. Sì, c'è il genio. Sono belli anche per vederli come io non li amo in c'è la televisione. C'è la televisione. Quindi 13 non una sestina. Invece tu sei tu. Ma per me c'è 7. Chiamato Fratello Antonella di 13 giugno, Santa Cruz del 13 è il mio numero 8. Okay, ora io vorrei prendere di nuovo il coltello nella mano. Guarda, io avevo risposto pensando che lui no. Invece torna di nuovo. Esatto, ognuno di noi. Non te ne liberi di Marco Marchese. Vorrei ribadire la domanda, quale racconto sei legato di più e perché? Se c'è un racconto a cui sei legato. Allora, si chiama Otto Passi. E infatti l'ho citato. Esatto, fa parte sempre dei anni romani, primi anni. 5-6 anni, 6-7. Gli voglio tanto bene questo racconto, come se fosse un cristiano, perché mi sembra che quello che devo dire l'ho detto, nel modo come doveva essere detto, perché allora per me le parole o sono esatte o non valgono nulla, non devono essere a metà. Una cosa è bella o stupenda, ma non è tutto quello che dire. Quindi qui c'è quello che volevo dire, quel sentimento, quel modo di sentire le cose, di provarle, quel saluto esattamente, detto in quel modo lì, e perché sono contento di essere arrivato a scrivere quel racconto là. Esattamente, cioè è uscito tutto, bellissimo. Quindi hai consegnato pulito. Quello che doveva dire la terza. All'infatti mi ha fatto un po' sorridere quando nel centro del posto scritto dai, viene dato in pasta al mondo. Come se qualcuno deve, non si è capito se deve mangiare, se deve mangiare tutto questo, e credo che sia veramente un passo interessantissimo. Oppure
sì, sì, la radice cultura, insomma, ma se volete. Vabbè, come si fa il latinista, abbiamo chiuso. Però io dico, volevo dire solo e finisco. Dipendo proprio al, ai racconti, no? Non so se voi l'avete percepito perché l'avete letto. Il fatto che alcuni racconti sono veramente, come dice Giulio, vanno calibrati, vanno letti proprio lentamente, altri invece con un ritmo più veloce. Ed è, anche lì c'è una cura proprio precisa e precipua, no? Sì. Nella scelta delle parole, alcune sono più. Anche l'emozione, quasi è come se. Alcune emozioni sono proprio come ristrette, sono chiuse, sono più solide, altre invece sono quasi come se fossero diluite volutamente per creare un ritmo, come un film. Esattamente come io. Ma io riesco a vederla questa cosa è molto interessante. Pensate che questa saletta ha ospitato Giulio più volte come presentatore, come moderatore. Non detto questo. E adesso Giulio l'ho conosciuto come presentatore. E adesso lo troviamo qui come scrittore. La prossima volta chissà come lo troveremo, cioè chissà. Come attore famoso. È appunto di. Allora, Giulio, vuoi chiudere tu? Almeno non hai parlato, vuoi chiudere tu? Ti dobbiamo pregare per dire qualcosa? No, io per me, li possiamo tenere in ostaggio fino a domani. No, alle 8 non sono chiuso. Alle 8 non sono chiuso. Io spero veramente, spero che possiate provare qualcosa, che produciate, perché se me lo dite sono contento. Pure se è un sentimento brutto, magari... Ne esce un altro racconto. Nostalgia, non ricordo, però l'importante è che provate qualcosa. Veramente, cioè, vi auguro con tutto il cuore che vi possa dare, ti lasci una traccia, non lo so, qualche cosa. Sì, ce lo so. Prima lo leggevo, allora c'è una seguita. E allora io ringrazio tutti quanti voi che siete venuti, soprattutto i ragazzi. Perché è bellissimo vedere i sperando di ritrovarci la prossima volta con dei nuovi racconti. Grazie e buonasera. Grazie di cuore.